Buongiorno, buongiorno. Mi dica, in cosa posso essere utile? Dottore, ua ua, spezzecato proprio, parla fotocopia. La fotocopia al grande Ferdinando di Ippocrate, grande colonnello. Ah, che piacere, ha conosciuto mio zio. Sì, piacere. Mario La Zampogna, comandante di fanteria. Piacere. Proprio per la cagliare in tempo. Ah, ecco, ecco, piacere di Ippocrate. Sì. Prego, colonnello, da questa parte. Grazie, grazie, grazie. Faccia pure. E mi dica, colonnello, sì, cosa posso essere utile? Dunque, qualche giorno fa parlavo con zio a telefono. E gli dice un piccolo problema che ultimamente mi sta attanagliando. E lui ha detto, non ti preoccupare Mario per la tua vecchia carcassa. Vai a Putignano, che lì c'è mio nipote, grande dottore Santino di Ippocrate, un dottore bravissimo. E gli ha dato un ottimo consiglio. E infatti, lui, a Putignano, ma mi hanno detto, sono venuto a costruire. Mi hanno detto che ti trovavo in questo albergo e sono venuto a importunarti. Posso? Ma certamente, per gli amici di mio zio. Grazie, grazie. Quindi mi diceva la sua vecchia carcassa? Cioè, mi scusi, volevo dire, di che problema si tratta? Dottore, non è tanto tanto facile da dire, insomma, è un po'... Lo stomaco? Problemi di erofagia? No, è una diversa a carico, no, 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 quello no. Reumatismi? Gotta? No, ma mai sentito nominare queste cose, mai. E allora di che disturbo si tratta? Ti ho detto, è un po' difficile da dire. Adesso ti dico, posso sbagliarci, bravo! Mi scusi, colonnello, ma non ho proprio capito cosa ha detto. Adesso ti dico, posso sbagliarci, bravo! Allora, colonnello, scandisca bene e mi faccia capire di che disturbo si tratta. Non sono più il bravo spadaccino di una volta. Beh, certo, è un'arma passata di moda. Che capi, dottor, che capi, non sono più il bravo combattente di una volta. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire che una volta ho prestato servizio all'estero, o in Italia, tutti i femmini hanno passato a resta. Complimenti! Immagino che sono colleghi miei che si bevono 3 fiaschi di vino al giorno. Ehi, 3 febbraio! Tutti i santi giorni? Escluso la domenica. Certo, la domenica riposo. No, la domenica era tutta la cosa. C'è saldata a dire. Sì. Però da un po' di tempo a questa parte. Dottore, non so che cosa mi sta succedendo. Al primo assalto... Lo spadino si piega. No, c'entra l'obiettivo. Mentre al secondo... Si piega. No, ha bisogno di qualche stoccata in più. Dottore, al terzo... Che si spezza? No, ci stanno segni di cedimento. Dottore, dimmi, sono un uomo finito? Ma no, colonnello. Deve capire che lo spadino ha bisogno di un po' di riposo. Mi faccia sentire il posto, le passo una visita veloce per vedere se tutto è nella norma. Ecco, ecco, sì. Le pulsazioni sono regolari. Mi faccia vedere gli occhi. Ecco. Mi dica pure, colonnello, quanti anni di servizio di uno spadino? 40, dottore, 40. Ah, buona ricca. Colonnello, ma a una certa età bisogna mai dare la bandiera. Vabbè, a 50 anni, sono un uomo finito, per caso. Va piano, passare lontano. Colonnello, le do un bel consiglio. Sì. Dato che siamo a maggio, approfitti a farsi una bella vacanza. Magari anche qui. Come vede, è un posto meraviglioso. L'albergo, posso garantire, è tranquillo. Un po' di sano relax non può che farle bene. È la tua bella idea, dottor. Un 20 maggio io comprendo lei. Io me ne vengo qua una settimana e mi porto una bella scarda, una bella piccoletta così. Colonnello, allora non ci siamo capiti. No. Riposo assoluto da tutte le attività. E vabbè, io a 60 anni, insomma, solo sopra fa passo con me. Colonnello, un compleanno la festeggia in famiglia. Qui parenti maschi. Purtroppo non ho parenti maschi. Non ho fratelli, non ho cugini, non ho nipoti. Anzi, credo che ho una figlia femmina, sì. Come sai? Sì, credo di sì. È una storia un bollettino lunga. Aspetta, che tu dici. 9 anni fa, dottore.